al via da questa mattina la grande manifestazione di piazza del FAI, Fondo Ambiente Italiano, un successo già annunciato grazie anche alle tante prenotazioni arrivate nel frattempo sul sito del FAI. Ecco i luoghi della 10ª edizione delle giornate FAI di autunno proposto dal gruppo FAI Giovani con il supporto della delegazione FAI di Agrigento diretta dall'avvocato Giuseppe Taibi. Ad Agrigento è visitabile anche il giardino della Colimpetra, a Racalmuto il castello Chiaramontano, la casa museo Sciace, il teatro Regina Margherita, a Porto Empedocle, street art e letteratura in collaborazione con l'associazione Mariterra. Sì, una grande giornata di festa qui a Porto Empedocle, offriamo un percorso di street art grazie agli amici di Mariterra, voglio ringraziare anche gli amici della delegazione di Agrigento e del FAI e tutte le scuole che sono presenti qui accanto a me, alcuni di loro faranno i ciceroni. E quindi ci riapriamo alla cittadinanza e invitiamo, grazie anche a voi, a tutti a partecipare, perché noi siamo aperti anche oggi pomeriggio fino alle 18.30, ma anche domani dalle 9.30 alle 18.30, ma siamo presenti anche a Racalmuto, quindi vi invitiamo ad andare a Racalmuto, un percorso legato a Sciascia molto interessante, e poi siamo presenti anche alla Colimbetra, quindi due giorni di festa, ma due giorni anche per una raccolta di fondi, due giorni per cambiare la mentalità. E questa idea di aprire con la street art secondo me è fondamentale, perché è un mezzo nuovo di far conoscere la comunità, la cultura locale, ma anche un po' tutto quello che sta avvenendo in una città che rinasce come Porto Empedocle. Wow. Anche post-Covid è importante questa presenza, no Presidente? È fondamentale, perché dobbiamo, come dicevo poco fa, riaprirci alla speranza, siamo appunto in zona bianca, dobbiamo ripartire grazie anche alle vaccinazioni, e quindi è importante essere in piazza. È da un po' che non eravamo in piazza, come sapete non è più necessaria la prenotazione, quindi veniteci a trovare qui in loco, faremo dei turni dalle 9.30 alle 18.30 di circa 40 minuti e sarà veramente una festa. Ecco, questo connubio col FAI da cosa scaturisce? Scaturisce da tanti anni di impegno, finalmente il nostro impegno e il nostro lavoro è stato premiato qui a Porto Empedocle, quindi anche il FAI si è accorto di questi bellissimi percorsi che avevamo creato con la street art. Abbiamo cercato di portare un po' di bellezza a Porto Empedocle, nel nostro centro storico in particolare. E dunque qua si riqualifica giustamente che siamo con il FAI, quindi la cittadinanza attiva, il volontariato, l'amore per il territorio, la valorizzazione del territorio. Per noi il centro storico di Porto Empedocle è molto importante, come il porto. Di certo la street ci permette di intrufolarci tra le vie e raccontare di Camilleri, di Pirandello, di Empedocle, di San Calogero, che sono le nostre identità culturali qui nel territorio, e divulgarle. Quindi e siamo contenti che ci sono i giovani qua, perché è un modo nuovo di, insomma, educare, no? Così tra i vicoli, poter decantare qualche pezzo di Camilleri, insomma, pagine letterarie. Siamo contente di questo, felicissime. Quindi vi presentiamo Porto Empedocle come non l'avete mai vista, in una prospettiva nuova, più contemporanea, una prospettiva artistica. Speriamo possiate apprezzare quindi questo percorso che abbiamo realizzato per voi in collaborazione con il FAI. Naturalmente non potevano mancare le scuole empedocline. Anche la scuola media Rizzo dell'Istituto Comprensivo Pirandello è qui per dare un valore aggiunto a queste giornate FAI d'autunno che approdano quest'anno anche a Porto Empedocle. Un borgo marinaro riqualificato, abbellito grazie al lavoro di tanti volontari. Ringraziamo Mariterra per la proposta che è stata accolta con entusiasmo da parte del FAI. Ma come delegata FAI Scuola sono felice di vedere scendere in piazza anche alcune scuole. Per esempio stanno per arrivare alcune classi del liceo classico Empedocle. In questo momento sono a Racalmuto alcune classi del liceo scientifico Leonardo, e oggi qui gli alunni, che sono anche gli alunni della scuola quel piacere di dirigere, che ringrazio con i docenti, perché in questi giorni vederli in giro per la città a fare delle foto, ad esercitarsi nelle performance che oggi presenteranno per abbellire ancora di più questo percorso, mi rende veramente orgogliosa anche come cittadina empedoclina. Sì, allora innanzitutto diciamo l'amore per questa città, e poi grazie anche alle nostre professoresse che ci hanno anche coinvolto molto, diciamo, in questa esperienza, e diciamo che tutto questo ci rallegra molto. E niente, ci metteremo davanti il murales e spiegheremo, diciamo, le cose che ci ha insegnato la nostra professoressa Luca Tania. Mi ha spinto a farlo l'amore per la mia città, l'amore per Porto Empedocle. Devo ringraziare anche le professoresse che ci hanno coinvolto in questa esperienza totalmente nuova per me e per altri miei compagni, e mi ha spinto a farlo anche la volontà che di spiegare e di far capire anche ad altre persone quello che è la nostra città, Porto Empedocle.
E il Fai Giovani si spende anche per questa iniziativa oggi? Sì, sì, abbiamo scelto e abbiamo aderito alla proposta che ci è giunta dall'Associazione Mariterra perché abbiamo riscontrato un progetto originale, un modo diverso, innovativo, anche molto contemporaneo di raccontare la storia, la cultura, la letteratura di Porto Empedocle. Quindi diciamo l'abbiamo anche trovata molto calzante con l'ottica giovani che il Fai Giovani appunto vuole portare avanti e far conoscere del nostro territorio.